Ogni individuo ha un DNA diverso ed è unico, anche quando non sembra, tranne in un caso, i gemelli omozigoti, che hanno esattamente lo stesso DNA. In natura, i gemelli identici nascono quando un embrione si divide in due nei primissimi stadi di sviluppo. Lo stesso meccanismo si può riprodurre in laboratorio con la clonazione, una metodologia che permette di generare individui con lo stesso genoma. Nel 1996 si è sperimentata con successo una nuova tecnica per la clonazione, la SCNT, resa nota dal caso della pecora Dolly. Si preleva da una pecora adulta una cellula uovo, dal quale viene rimosso il nucleo. Da una seconda pecora viene prelevata una cellula somatica e se ne trasferisce il nucleo all'interno della cellula uovo enucleata. Viene stimolata così la formazione di un embrione, impiantato in una terza pecora, dalla quale nasce una pecora identica a quella di cui si è preso il DNA. La clonazione è utile per la sperimentazione animale perché permette di avere più copie identiche di uno stesso organismo, senza la variabilità di DNA di una popolazione generata da più incroci. Con la SCNT, inoltre, è possibile clonare un individuo adulto, selezionato per caratteristiche manifestate dopo la nascita, come nel caso dei cavalli campioni di velocità. Ma la clonazione può anche produrre cellule o tessuti destinati ai trapianti e allo sviluppo della medicina rigenerativa.